Questo è un appuntamento per noi veramente molto importante. La conferma che ancora una volta il nostro comune, il nostro territorio ospita l'eccellenza della cultura italiana. Questa serata, che è il premio alla carriera che viene dato a Umberto Pierzanti. Quel buon pastore dalla barba castana, l'altro che le sue pecore raduna, e poi angeli che planano sui tetti, le vesti azzurre contro tronchi grigi. È un vero onore. E sono emozionato e anche un po' commosso di avere qui Giulia Napoleone. Unmoved by what the windows are not rattled, nor do the various areas of the house make their usual racket, creak at joints, trusses and studs. Instead, they're still. Tauriti, quando fin dal mattino ci si arrende al caldo, aspettando la notte, con le pompe che lavano le strade e l'asfalto sfuma di vapore, quando la vita non è un intreccio, ma un balbettio di digressioni, affiora dal torpore l'immagine di un'acqua intravista in campagna, tra le felci e le ortiche. Mattias Ferrino, classe 1988, italo-francese, è una felice e recente scoperta. La sottrazione è il titolo del libro, è la sua opera prima, uscita nel 2018 con la collana stampa diretta da Maurizio Cucchi. Melania Panico è finalista al premio Fiumicino per l'inedito 2019. Ora il varco è ai piedi della strada. Seguo la sentenza con l'indice, ripeto spesso la stessa frase, perché sono qui. Eppure la voce parla alle vetrate. Sono questo, l'arco dei soli, le miriadi che giungono e si genuflettono, adorando gli infanti, le scolopendre grandissime alle bocche. Coloro i quali, giunti per morire, se ne dimenticano. Giorno dopo giorno, parola dopo parola, attimo dopo attimo, per ritornare una mattina d'estate sfiorando il silenzio segreto delle maniglie. Viviana Nicodemo, a Pietro di Giambattista, con una poesia di Pablo Neruda, Ode al giorno felice. Thank you.